oggi vedremo la forma del minuetto. Il minuetto è una danza di origine francese con tempo tre quarti. Questo minuetto di Christian Petzold, in sol minore, inizia appunto con un tema in sol minore. Questo tema finisce nella stessa tonalità in cui è iniziato, sol minore. Alla fine di questo tema abbiamo la riproposizione ma qui abbiamo una differenza, il tema da sol minore va nella relativa maggiore, ovvero si bemolle maggiore. Abbiamo finito quindi questa prima sezione nella tonalità di si bemolle maggiore. C'è un segno di ritornello, quindi questa prima sezione dovrebbe essere ripetuta completamente, eccetera. Alla fine abbiamo finito in si bemolle maggiore. Partiamo dalla tonalità di si bemolle maggiore. Si riporta verso la tonalità di sol minore. E abbiamo finito in sol minore. Quindi, il minuetto ai tempi di Bach era un pezzo bipartito, ovvero diviso in due parti separate dal segno di ritornello, e faceva bene o male questo viaggio armonico. Partiva da una tonalità, arrivava ad un'altra, che solitamente era la relativa maggiore se si partiva da una tonalità minore, mentre se si partiva già da una tonalità maggiore, in genere si andava alla tonalità del quinto grado. Ad esempio, se fossimo partiti da si bemolle, molto probabilmente il pezzo sarebbe andato a fa maggiore, si, do, re, mi, fa, la tonalità del quinto grado. Con il tempo però il minuetto si è evoluto, la forma del minuetto si è evoluta e dal diventare una danza è diventato un vero e proprio pezzo strumentale. Molti compositori del periodo classico come Beethoven, Haydn o Mozart lo hanno addirittura messo nelle loro sinfonie o nelle loro sonate. Ad esempio Beethoven nella sua sonata in si bemolle maggiore, opera 22, quella che inizia eccetera, nel terzo tempo ha appunto un minuetto. Il tempo è sempre tre quarti, ovviamente, ma dalla forma bipartita arriviamo ad una forma tripartita, che ai compositori classici piaceva molto di più. Quindi il minuetto è questo. Questo è il primo tema di otto battute, con il simbolo di ritornello, e adesso andiamo alla parte centrale. Il pezzo, nella forma bipartita, potrebbe finire qui. Ma, dato che i compositori classici volevano una forma tripartita, hanno aggiunto una ripresa, una cosiddetta ripresa, del tema iniziale. Quindi, finito questo, abbiamo la ripresa. Vedete che è lo stesso tema iniziale, ma con qualche variazione, ad esempio qui. E poi va a chiudere. Bene, il minuetto sarebbe finito qui, ma molto spesso i compositori classici aggiungono
alla forma del minuetto il cosiddetto trio, ovvero una composizione che ha esattamente la stessa forma del minuetto e che veniva eseguita da meno musicisti, solitamente tre, da questo il nome trio. L'esecuzione del minuetto diventa quindi questa. Si esegue il minuetto, eccetera, il minuetto, parte centrale, ripresa, con tutti i suoi ritornelli. Poi si esegue il trio, eccetera. E una volta finito il trio si ripete il minuetto, quindi si arriva, eccetera, fino alla fine, questa volta senza ritornelli. Questo era il minuetto nell'epoca classica, presente nelle sonate, come ad esempio questa di Beethoven, ma anche nelle varie sinfonie, sia di Beethoven che di Mozart, che di tutti i compositori di quell'epoca.